Cup and Recreation Community Edition. Vim è una società informatica che è conosciuta proprio perché si è specializzata nel progettare e sviluppare software che servono al backup e al disaster recovery. Oggi vedremo come usare il software gratuito VM Backup and Replication, che è valido per carichi fino a 10 computer. Per scaricare il programma è necessario creare un account sul sito di Vim, perché altrimenti non si può scaricare il programma, che in realtà è una ISO di circa 6 giga. Questa ISO, una volta che abbiamo creato il DVD o l'abbiamo montata sul nostro sistema operativo, presenta questo contenuto. Andiamo ad installarlo, andiamo ad avviare il setup e vediamo che cosa ci offre. Andiamo ad installare quindi il software. Ovviamente, come abbiamo visto, per installare la versione free basterà non inserire alcuna licenza. In questo caso vediamo che mancano alcuni prerequisiti per l'installazione. Basterà cliccare sul pulsante Install e il software si occuperà in autonomia di scaricare ed installare tutte le funzionalità che mancano. Una volta che il procedimento è finito, potremo andare avanti su Next.
e questa finalmente è la dashboard che troviamo appena avviato il programma. Banda che ha un lavoro di backup, andiamo su backup job, quindi scegliamo Windows Computer. In questo caso abbiamo tre tipi di modalità disponibili per il backup. Quindi c'è la modalità Workstation, quindi il backup sarà gestito da un agente che dovrà essere installato sul client, oppure modalità server, quindi ci sarà un server, backup server, che andrà a gestire tutti i backup e di tutti i client, e ovviamente questi client devono avere la connessione always on con il server, perché altrimenti non funzionerà. Oppure abbiamo la modalità failover cluster, che è dedicato solo per ambienti server. Ovviamente in questo caso andremo a vedere la modalità workstation, quindi quella che andrà gestita con un agente installato sul client. Possiamo chiamarlo in qualsiasi modo vogliamo. Adesso per comodità possiamo lasciargli il nome che è dato in modo predefinito dal programma. Possiamo andare avanti e quindi andiamo ad aggiungere quelli che sono i veri e propri computer. Possiamo aggiungere sia dei gruppi come anche dei computer che sono residenti sulla nostra rete. In questo caso dobbiamo mettere o il nome dell'host o l'indirizzo IP e dobbiamo avere delle credenziali valide per poter accedere al sistema operativo. Una volta che abbiamo impostato l'account possiamo andare avanti, quindi andiamo a scegliere il tipo di backup che vogliamo eseguire. Quindi se vogliamo andare a salvare l'intero computer, se vogliamo fare un backup o delle immagini di specifici volumi, oppure se vogliamo andare a salvare solo dei file o alcune cartelle. In questo caso possiamo andare a scegliere l'intero computer, quindi possiamo andare avanti e adesso scegliamo la destinazione, quindi se vogliamo salvarlo in un percorso locale, in un percorso condiviso, in un repository di backup di Vim o in un repository cloud sempre di Vim. Possiamo andare a scegliere in questo caso un percorso locale, quindi andiamo avanti. Ovviamente in questo caso ci consiglia di non fare questa operazione perché vede che stiamo salvando sullo stesso computer dove stiamo creando il backup. È consigliato andare a salvare il backup o in un percorso di rete, quindi magari in un NAS, o ancora meglio se possiamo avere un piccolo server o un computer che possiamo adibire solo all'utilizzo e all'esecuzione di backup. Adesso andiamo quindi a impostare qual è la cartella locale. Una volta che abbiamo creato un percorso e l'abbiamo incollato, possiamo andare avanti, quindi andare sulla pianificazione. Possiamo scegliere se farlo ogni giorno e possiamo scegliere l'ora, ma possiamo anche scegliere in che giorni specifici della settimana possiamo andare a creare, a fare in modo che questo backup venga eseguito, o solo nei giorni che noi indichiamo. Weekdays ovviamente vuol dire che sarà eseguito solo nei giorni dal lunedì al venerdì. Inoltre possiamo anche andare a fare in modo che il backup si attivi e venga eseguito al verificarsi di uno di questi eventi, quindi quando il computer va in lock, quindi viene messo in modalità di blocco, quando c'è il log off, quindi la di disconnessione di un utente, oppure quando un disco magari esterno che noi usiamo come destinazione del backup è connesso al computer. E c'è anche la possibilità di mettere la spunta di rimuovere questo disco quando il backup è completato a fini di protezione contro eventuali infezioni di ransomware.
diciamo, queste sono delle scelte facoltative, non siamo obbligati a spuntarle. Quindi possiamo andare su applica e finisci. In questo caso il backup è attivo e si andrà ad eseguire quando si manifesteranno gli eventi o ci saranno i giorni che noi abbiamo scelto per la sua esecuzione. Questa modalità di backup è veramente vasta, perché offre tantissime modalità per poter salvare i nostri dati, perché c'è anche ad esempio la possibilità di andare a creare dei backup di macchine virtuali, di computer Linux, di computer Mac o anche di una condivisa. Possiamo anche andare a fare un lavoro di replicazione di una macchina virtuale, oppure possiamo andare anche a eseguire il backup, cioè ad eseguire una copia di un backup in un'altra destinazione. Questo utile per esempio per una questione di mirroring importante, molto utile se si tratta di dati veramente veramente importanti che non possiamo perdere in nessun modo. Comunque, questo insieme all'altro video che abbiamo fatto, che avete già visto o che vi invitiamo a vedere, quello su duplicate, è sicuramente un ottimo strumento per poter mettere al sicuro i nostri dati.